Cosa vi aspettate da questa giornata? Cioè, cosa vi aspettate? Perché spesso mi capita di farmi delle domande quando vado a letto la sera, e la domanda che mi sono fatto ieri sera è: come posso essere d'aiuto oggi? Perché magari qualcuno qui può avere delle intuizioni, può avere delle idee, ma è giusto anche portarle nella quotidianità. Questa è la cosa che ci tengo spesso a dire, perché è inutile che facciamo un corso di meditazione, un corso di risveglia la tua saggezza, poi quando vado in coda in posta e litigo con tutti. Lei è una giornalista di Roma, scrive su più testate, e è nata la nostra conoscenza così, attraverso gli audio, di meditazione, e tu utilizzi la meditazione per la gestione dello stress. Assolutamente. Per me è fondamentale, mi ha aiutato ad azzerare lo stress, ad essere più risolutiva anche nella gestione delle piccole problematiche. Mi hai aperto il cuore, bellissimo, bellissimo. Cosa posso fare io se mi sento bene, ma se non è la mia responsabilità, perché è successo un uragano, è successo qualcosa di impattante che a livello emotivo non possiamo farci niente. È stato emozionante perché la piccola bambina di 7-8 anni che è in me è stata tanto coccolata, e quindi vi ringrazio. Grazie. Quando superiamo la paura, lì siamo già avanti, siamo liberi, perché quando siamo liberi siamo divergenti, perché quando siamo liberi siamo diversi dagli altri. Libertà uguale dobbiamo pagarci anche il prezzo della solitudine. Ma il tuo bene non è il suo bene. Come nasce una paura? La paura, se guardiamo, in realtà non esiste. La paura nasce da un pensiero. La meditazione ci serve per entrare dentro di noi, nella nostra saggezza, chiamiamola come vuole, nella nostra interiorità, per essere centrati, per essere in equilibrio con noi stessi, e poi queste cose affrontiamo. Come è andata la giornata? Benissimo, sono molto soddisfatta. Il corso mi ha dato le nozioni necessarie per il mio sviluppo e la mia crescita spirituale, quindi da domani li metto in pratica, perché ho conosciuto Carlo oggi, quindi da stasera in poi la mia vita cambierà, spero sicuramente in positivo. Oddio, che ti devo dire? Sono felice di essere qui con voi. Spettacolare, quello che noi cercavamo, proprio veramente l'introspezione che uno non mai fa, e finalmente qualcuno che ci ha aiutato a capire innanzitutto chi siamo, che cosa vogliamo e ad amarci, vai! Ragazze, alla grande, una non parla, l'altra fa parlare te, Luca, tu sei il portavoce. È andata benissimo come sempre quando siamo con voi, grande esperienza Carlo, un'energia grandissima anche oggi.